lo que siente Mario, ¿no? Mi prima, justo. Entonces, es eso. Controlla, controlla, aspetta, questo braccia mi sembra che deve prima inserirlo, inserisci bene e poi metti il gomito, appoggia alla terra per non permettere che lui si gira. Questo gomito, guarda, tu andrai indietro però il gomito rimane lo stesso in questo punto. Ah, ok, così. Hai capito? Sì. In maniera che io ho un punto per girarmi. Come un circolo, sì. Gomito alla terra, non alza sigile, non alza sigile. Vai indietro, vai sempre attaccatissimo. Schiaccia. Però con lui bisogna mettere un po' più forza. Dipende. Sì, basta che prima io voglio che te senti. No, ma io voglio. Quando sento. Sì. Prima no, io voglio che tu senti questo attaccamento. Poi pian piano. Però perché in gara avversari saranno molto più rigidi e sarà molto più facile lavorare. Perché lui sarà tutto tuo con questa forza, capisci? Tu sì. Lavorare contro schiena. Con due gambe che spingono solo contro questo muscolo, è molto facile. Basta che non ti alzi, lui può fare ponte, tu devi controllare con questo braccio che è a terra, che lui non farà ponte e sarai col culo molto più basso. Bene, lavoro. No, facciamo solo queste cose. Io vado a sentire che si poteva uscire. Sì, importante che te, guarda Catalina, se lui fa ponte tu devi portare gamba destra indietro. Sinistra? No, in questo modo destro, guarda. Da questa parte in destra. Se io sono qui, vedi, tu fai. Ok. Anche se ho usato subito una possibilità di inserire il braccio. Ah, ok, giusto. Anche da qui, vedi. Ah, anche mentre è entrato. Sì, e vedi cosa faccio. Aspetta, anche diciamo questo braccio che è già qui, guarda, io mi appoggio con questo gomito, mi appoggio. Con questo? Sì, mi appoggio, vedi? Con il punto. Vedi? Sì. E poi questo gomito io mi attacco per. Oh, vedi? Io avvicino questo gomito. Oh, hai capito? Pian piano, dai. Ma però. Ma stringe qua dietro questo. Sì, perché io uso non solo. Pressione di peso, anche questo gomito, però il gomito deve essere sempre attaccato per non permetterti di passare questa linea. Questo gomito qui, prima sarà così, io sono qui, poi pa, presa e poi guarda, si soffoco già. Fa collo. E poi sì. Fa testa. Sì, testa di là. Io opa, okay. Si soffoco. E poi pian piano passo e fatto. Però posso fare questa cosa anche solo con questo movimento. Avanti. Adesso prova a sentire solo questo gomito sinistro. Gomito è importantissimo in questo caso, vedi, attaccato al collo. Questo gomito deve. Sì. Oh, bene. Schiaccia bene, deve essere attaccato e anche in profondità. No? E avanti. Vai, piano. E adesso prova a schiacciare tra te e gomito, schiaccia verso il suo gomito. Vedi, molto più, aspetta, no, vai verso il gomito. Stop. Tu devi cambiare angolo di gomito. Vedi qua. Hop. Così, gomito si attacca al collo dall'altra parte. No, non alza gomito sempre, diciamo, usi anche gomito. Se c'è questa leva, dobbiamo usare anche questa leva. Hai capito, Samuel, cosa devi fare? Proviamo, adesso voglio vedere quando controlli il gomito. Gomito messo, bene, controllo di corpo, vai, aspetta. Sì. Vedi, c'è spazio, vedi? Questo tuo. Ma perché lui mi sa che è così. Sì, però prova a alzare il suo testo, alzare bene. Adesso io mi metto così con il gomito di qua. Sì, è importante, guarda, sì, inserisci il braccio di là, sotto. Adesso dammi il braccio di là. Sì. Thank you.